benvenuti a questa prima edizione del Settimo Comics, questa gara cosplay che ha preso vita grazie soprattutto al Centro Commerciale Settimo e a Officina Media Events, che ci ha dato la possibilità di realizzare questo grande evento. Io sono Luca Lo, non presenterò da solo questa fantastica gara, ma sarà con me la grandissima Oriana. Fatele un fantastico applauso. Ciao a tutti, ma facciamo un altro bellissimo applauso al nostro conduttore di punta, Luca! Ma che bella Miss Natalizia che abbiamo! Senti, già il Natale? Ovviamente, io ho già fatto l'albero di Natale, ho già fatto tutti i regali di Natale. Tu come sei messo a regali? Mi stai facendo venire l'ansia, io non ho fatto niente. No, ascolta, no, bisogna portarsi avanti qua, né? No, io sono vestito da fiocco di neve oggi, va bene? Vai benissimo! Perfetto. Allora, quindi vorrei ringraziare nuovamente quindi il Centro Commerciale Settimo, Officina Media Events, ma grazie anche a tutti i cosplayer che hanno deciso di prendere parte a questa fantastica gara che renderanno questa giornata memorabile, e grazie soprattutto ai ragazzi di Your Cosplay per i sensazionali video che andranno a fare, che saranno poi disponibili per le memorie, ai posteri, per rivedersi, grande Bobo, per ricordare questa ciao. Fantastica giornata. Però ovviamente tutto questo è possibile anche grazie al fantastico gruppo di MJ Cosplay, che viene qui rappresentato dal nostro grandissimo direttore artistico Maurizio Gabbiatini! Vuoi esprimere un pensiero, un'idea, un sogno? Dici qualcosa del tuo, di questa tua creatura di MG Cosplay che ti vede qua sul palco con questi due, con questo Pirla e questa bellissima ragazza meravigliosa. Il mio sogno più grande è la pace nel mondo. Mamma non era una valigetta piena di soldi, scusami un secondo. Anche quella, sì. Come gli assegni in bianco vanno bene anche quelli. Ma perché se lui ha i soldi sul conto corrente è in pace anche lui, ed è il primo passo perché sia in pace tutto il resto del mondo, giusto? Esattamente. Visto, è facile girare intorno alle cose, benissimo. Cosa ti aspetti da questo evento? Ma come sempre il top del sogno. E lì ci siamo. Mi aspetto delle bellissime interpretazioni dei cosplayer che parteciperanno, dei bellissimi costumi. Ho già visto in giro tanta bella roba e forza ragazzi, dateci sotto. Va bene, un grande applauso al nostro direttore artistico che, per dimostrare il suo grande cuore, ovviamente non manderà a casa i nostri cosplayer a mani vuote, ma abbiamo... questo bel popò di premi offerti da MJ Cosplay. Ma abbiamo una, due, tre categorie, Oriana? Guarda, tre. Abbiamo il miglior assoluto valido per la qualificazione del torneo Over 9000. Lo ricordiamo, il torneo che appunto inizierà qui, in questa tappa, da Settimo Comics. Poi abbiamo il miglior costume maschile, il miglior femminile, la miglior armatura, la migliore interpretazione, il miglior accessorio, il miglior original, miglior coppia gruppo e il premio simpatia. Per non dimenticare, last but not least, le nostre giovani promesse. Insomma, anche con questa nuova stagione di MJ Cosplay ci siamo voluti rovinare. Perfetto, ovviamente. Fantastico, tante categorie, tanti premi, tanti cosplayer agguerriti. Hai nominato infatti la qualificazione dell'Over 9000. Cos'è l'Over 9000? Dovete sapere che il nostro gruppo MG Cosplay organizza contest in tutta Italia. Tra poco andremo anche in tutto il mondo. Ci chiameranno magari a New York, in Giappone, a Tokyo, in Giappone, a Dubai. Gabbiatini, io mi prenoto per presentare a Tokyo, E praticamente ogni gara di MG Cosplay ha una categoria che è il miglior assoluto. Il miglior assoluto è quella categoria che comprende un po' tutte le qualità del cosplay, quindi è un cosplay ben fatto, con una bella esibizione, con una bella presenza, insomma un tutto court di questa l'assoluto arte. Tecnicamente parlando dovrebbe racchiudere praticamente il maggior numero di categorie e vincerle tutte quante: miglior sartoriale, miglior armatura, miglior make up, miglior interpretazione, miglior scenografia, miglior prop, miglior tutto. Ecco, non potevi dirlo in modo migliore. E quindi stavamo giusto per dire, il premio 9000 consiste infatti, alla fine della stagione di queste gare MJ Cosplay, tutti i premi over 9000 che saranno stati premiati nel corso di questa stagione e nel corso del 2025 si sfideranno in una unica grande emozionante gara. Ok? Perfetto. Quindi, allora, direi che possiamo quasi cominciare, però io vorrei presentare su questo palco
una presenza femminile molto avvenente, un influencer di successo, una social media manager d'eccezione, ma soprattutto una grande amica, lei è Elka Clark! Nerf this! No mess, no problem! You're dead! Un bel applauso alla nostra Elka Clark! Allora, Elka, vi ricordiamo che lei sarà qua di supporto a tutti i nostri cosplayer e tra l'altro chi meglio di un cosplayer per dare supporto ai cosplayer. Allora, abbiamo nell'anno 2025 abbiamo qualche cosplay in cantiere o siamo a digiuno? Tanti troppi? No, ci vorrà tanto tempo ora che li finisco, quindi allora, un po' di pazienza. Saremo tutti curiosi di vedere tutti i tuoi nuovi cosplay qua sul palco con noi, mi raccomando. Speriamo di sì, dai. Va bene? E mi raccomando. Questo è uno già nuovo, giusto? Sì, diciamo che è stata una via di mezzo per il momento. Allora, non diciamolo. Ringraziamo quindi la nostra Elka Clark. Vedo apparire ancora il nostro grande direttore artistico che sta per chiedere la solita foto di rito, giusto? Vogliamo il selfie? Sì, dai, facciamo un bellissimo selfie. Magari mettiamoci di qua noi. Allora, pubblico, vogliamo sulle mani! Forza! Grazie, ringraziamo anche Next, il nostro fotografo ufficiale. Prego, passo la palla al balzo al nostro super presentatore Luca Lo. E voilà, e non dimentichiamo anche un applauso al nostro grandissimo fonico Shai. Dato un grande applauso, se no qua spegne la musica e non si fa più niente. Allora, ricordo anche i ringraziamenti di Your Cosplay che farà dei fantastici, supremi, stupendi, bellissimi video di qualità che potete trovare su tutte le loro pagine social, giusto? Giusto! E via! Giusto! Benissimo! Allora, però... Come di consueto, ogni gara cosplay che si rispetti ha bisogno di qualcuno che valuti esibizione, make-up, armatura, sartoriale, eccetera, 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 eccetera. Okay. E non possiamo essere noi, perché noi dobbiamo già presentare, quindi... No, esatto. Anche se hanno tentato di corrompermi prima, un Tony Stark mi ha allungato 200 euro, ma non vorrei che... Nel senso, io gli ho detto che presentavo, però me li ha allungati lo stesso. Io non metto buone parole con nessuno, assolutamente, giuro. E intanto li ha intascati. Sì, vabbè, mi servivano, quindi cosa dovevo fare? Cioè, nel senso, dettagli. Chi siamo noi per giudicare? Anzi, chi deve giudicare? Chi deve giudicare? Giuria d'eccezione, che sarà composta da tre, come si dice, figure di spicco dell'ambiente cosplay. Hai mi visto? Mi piace. E iniziamo con la prima, che dici? Io direi di sì. Bene, mi piace, siamo galanti prima le donne. Via. Ok. Cosplayer, cosmaker, modella e ballerina, da sempre appassionata al mondo dei videogiochi, anime e film, unisce le sue passioni tramite il cucito, la moda, il make-up e al mondo cosplay, dando vita a diversi original steampunk e fantasy. In seguito interpreta diversi personaggi dal mondo Marvel, DC e Disney, partecipando a diversi eventi come figurante e vincendo molti premi in varie categorie. I premi più importanti vinti sono migliore interpretazione nei Magnifici 10, portando il cosplay di Jinx da Arcane, che appena è uscita la seconda stagione, che è una figata, guardatela tutti. Partecipazione come finalista Cosplay Italian Cup 2023 con Gibaro, anche quello bellissimo, e secondo posto alla finale Over 9000, perché la vogliamo dire anche in inglese. Laureata in Fashion and Design, è attenta ai dettagli sartoriali, ama interpretare sul palco i suoi personaggi preferiti e grazie anche al make-up cerca sempre di essere il più somigliante possibile ai suoi cavalli di battaglia. Sono Gibaro da Love, Death and Robots, Dvora da Mortal Kombat X-10, Bayonetta e Nefertiti da Assassin's Creed Origins. Lei è It's the King! Grazie, grazie. Troppo buoni.
Leggo già nei vostri occhi che sapete benissimo cosa farò oggi. Ballerò. Musica! Trollati, scusate l'abitudine. Vai col fanservice! Hai tempo 2 secondi prima di diventare una fantastica macchia di Rorschach! Ora si ragiona, baby! Avrò chiuso il gas. Quanta energia! Allora, non c'è bisogno di spiegare perché è in giuria, ragazzi. Cioè, basta, ha vinto tutto lei, portate via tutto. No, vabbè, sto scherzando. Allora, so che è una cosa che non si chiede di Deadpool, però io te lo chiedo. Puoi togliere la maschera e farci vedere in tutto il tuo splendore? Così ti faccio 2 domandine. Vai, prendi tutto il tempo che ti serve. Ecco qua. Abbiamo l'assistente? Ah, okay. Sì. Allora, a posto. Ecco, vedi, ho già messo la richiesta in difficoltà. Perché la gente pensa che il cosplay sia comodo. Sì, mi metto su un costume così, ma la gente nel cosplay o non respira o resta bloccata. Conosco gente che ha fatto cosplay nel 2016 e lo sta ancora indossando perché non è riuscito più a toglierlo, capito? Nel senso, è proprio... Ti capisco. Funziona proprio così, sì. Ecco qua. E voilà. Ci siamo, beh, ancora tipo una decina di minuti e forse ce la facciamo. No, bellissimo. Sì, ci siamo. Non preoccuparti, prendi tutto il tempo che vuoi. E voilà. Fate un grande applauso per questo extreme makeup della nostra It's Vikinga. Allora, almeno vedi, è per farti prendere fiato. Avevi un pochino caldo, di la verità. No, assolutamente. Una bombola d'ossigeno ce l'avete? No. Guardo sul retro, vediamo. Allora, carissima, allora, a livello di giuria, come pensi che, quali sono i fattori che giudicherai tu? Perché tu, dalla descrizione che hai competenze tutto tondo. C'è qualcosa che ti incuriosisce di più rispetto a un particolare o un altro? O hai un metodo particolare per fare le tue valutazioni? Io di solito tengo molto conto dell'interpretazione e i dettagli sartoriali, perché vabbè, è un po' la mia specialità. Quindi, però a volte preferisco vedere un'interpretazione fatta bene piuttosto che magari proprio il dettaglio che si può tralasciare. Quindi l'importante è che vi divertiate tutti, che sia un bello spettacolo e va bene così. Quindi. Bravissima, questo è proprio lo spirito che ci vuole. Allora, adesso quindi ti chiedo se puoi rimanere con noi qua a riposare. Ovviamente non ti abbiamo lasciata da sola in questo compito. Esatto, perché con te c'è un'altra cosplayer di talento. È una cosplayer milanese che è nata nel 2004. È appassionata nel mondo nerd, anime e manga e ha deciso di entrare nel mondo di quest'arte che si crea, che si indossa da piccolissima. Pensate che già a soli 8 anni ha interpretato Anna di Frozen con un costume teatrale commissionato ad una sarta in Ucraina, dietro l'angolo insomma. E la sua entrata da grande, diciamo così, nel mondo del cosplay è stata nel 2019, poco prima dell'inizio della pandemia, dopo essersi innamorata del capolavoro di Death Note. Ha scelto proprio Misa Amane come sua prima interpretazione. Quindi accogliamo con un grande applauso la nostra Reddy Black! Il modo in cui le vede lui. Non capisco come un mondo che crea delle cose tanto meravigliose possa essere cattivo.
Guardati un po', quello che ho è una raccolta preziosa, lo so. Vi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai. Che tesoro, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me? Se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie. Ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare. Vuoi un come si chiama? Io ne ho 20. Ma lassù, cosa mai ci sarà? Imparerei tutto, già lo so. Vorrei provare anche a ballare, ma camminare su quei... Come si chiamano? Piedi? Basta dai, sennò no tutti, io sto qua tutta la sera. Applauso alla nostra Rhythm Break. Ma che splendore, veramente. Non è il nostro film Disney preferito, no, no, assolutamente. Stavo pensando, ce la faremo nella, con la giuria, con tutto un po' di gonna? Vediamo, poi ci gestiamo, va bene, ti darà una mano la nostra agilissima Deadpool. Allora, tuo ruolo da giurata, sei emozionata o hai già fatto esperienze come giurata oppure hai sempre fatto gare e adesso ti trovi dall'altra parte del palco? Com'è? Allora, ho già fatto da giuria a un evento benefico, Accademia 72, e io giudico principalmente parrucche e interpretazione, quindi mi raccomando. Perfetto, stiamo andando proprio a dettaglio, quindi abbiamo sartoriale interpretazione, parrucche interpretazione, esatto. Benissimo. Allora, vi invito ad accomodarti, allora, qua accanto. Abbiamo finito con i giurati? No, assolutamente no. Dobbiamo compensare un po', troppe quote rosa, quindi... Scusa, cos'hai contro le quote rosa? No, nel senso, dobbiamo compensare un attimino, solo un attimino, così per par condicio al contrario. Va bene, d'accordo, questa volta te la faccio passare. E a te l'onore, quindi. Arriva al mondo del cosplay nel 2018 dal gioco di ruolo dal vivo, dove per 15 anni affina le abilità e la passione per l'interpretazione e per il crafting. Partecipa a moltissime fiere e contest, portandosi a casa diverse vittorie e menzioni in diversi campi. Con uno stile folle e stravagante alternato ad uno maniacale, vanta di essere un maestro nel riciclare e riadattare componenti a basso costo per ottenere i componenti dei suoi costumi. Il suo punto forte è divertire e intrattenere in ogni sua performance e personaggio. Questo lo ha portato a vincere con il suo Deadpool il premio interpretazione dalla giuria e il premio Twitch da parte del pubblico nella stessa gara al Gardacon. Stando in mutande, vi sfido a farlo. Lui è Incredible Serge! Si può? Signor Batman, possiamo? No, non è vero, era tutto calcolato. Beh, fa una certa inquietudine, le dico così, guardi che le metto. Io mi sento un pochino bassa in suo confronto, non vorrei dire, però, ok? Allora, ma ci vediamo, mi vede? Perfetto, la vedo. Allora, dunque, che tipo di giurato è Batman? E soprattutto, mentre in giuria i criminali possono fare quello che gli pare perché sarà distratto oppure... Sì, sì, sono in pausa, fate quello che volete. Alla grande. Io sarò il giurato cattivo, quello che prenderà le decisioni difficili e quello con cui dovete incazzare se qualcosa non va. Prendo io tutte le responsabilità. Oh, la pignata dei giurati, perfetto! Possiamo averti sempre come giurato perché verresti davvero comodo, guarda. Benissimo, quindi vorrei invitare tutta la giuria in tutto il suo splendore qua. Allora, Ariel, prego, Deadpool, una bella foto al nostro fotografo. Ce la facciamo a starci tutti in una foto? Andiamo un po' più a destra? Ma anche tu vuoi dare una foto? Vabbè, dai, Viziatello, vieni qua. Viziatello! Allora, giuria, spingetemi un po' sulla destra.
Non so dove mettermi accanto a... sembra un pochino... Vabbè, fa niente, ok, d'accordo. Allora, chiediamo al nostro fotografo se siamo tecnicamente a posto. Ci siamo? E voilà! Allora, abemus fotum! Allora, vi invitiamo a prendere posto alla vostra postazione. Allora,